Una nuova comunità solidale. Con questo pesante tema sulle spalle, la CGIL di Arezzo arriva al suo 20° congresso. L'iniziativa pubblica si terrà giovedì 18 al Centro Congressi del Minerva e inizierà con il segretario Mugnai e il dirigente scolastico Luciano Tagliaferri che presenteranno il bando per idee e immagini contro il razzismo destinato agli studenti del liceo artistico. E poi un richiedente asilo, la Caritas, l'Arci e il Consorzio Centofiori presenteranno la realtà dei migranti, dei richiedenti asilo. A Sabika Shapovia, giornalista della Carta di Roma, spetterà quindi il compito di raccontare come i media italiani rappresentano questa stessa realtà. Il congresso provinciale poi avrà il suo percorso formale nel pomeriggio di giovedì con l'elezione delle commissioni e con la relazione di Mugnai e si chiuderà venerdì con l'elezione del comitato direttivo dell'Assemblea Generale alla quale spetterà il compito di scegliere il segretario provinciale. Arriviamo dopo 3 mesi di assemblee svolte appunto per eleggere i delegati del nostro congresso. Tra giugno ed ottobre si sono svolte le assemblee di base che sono state nel suo totale quasi 500. Arriviamo con i dati del tesseramento del 2017 che vedono 48.000 iscritti alla CGIL con una lievissima flessione rispetto al 2016, all'incirca dell'1%, perché sono 480 gli iscritti che dal 2016 al 2017 abbiamo perso. Nel totale gli iscritti consultati che hanno votato i nostri documenti sono oltre 10.000 e quindi arriviamo con dei numeri che comunque ci dicono che siamo riusciti a rappresentare diciamo in maniera dignitosa il nostro congresso e questo ha permesso di eleggere 137 delegati che il 18 e il 19 appunto svolgeranno con noi il congresso della CGIL di Arezzo. Il dopo il congresso, quali azioni rilanciate? Quelle di un sindacato che si rispetti, cioè difesa dell'occupazione, promozione dell'occupazione rispetto a processi di cambiamento, per così dire, epocali. Abbiamo un manifatturiero che ne ha buscate tante da questa crisi, in particolar modo il settore della moda e dell'orafo, ma ancora esistono realtà estremamente, fortemente virtuose se Dio vuole, con tantissimi lavoratori e quel sistema lì per affrontare meglio determinati processi che sono obiettivamente cambiati, non solo in peggio, stanno portando anche delle opportunità. Queste per essere colte, voglio dire, hanno bisogno di una riprogettazione territoriale, cosa che finora, devo dire, e questo è il punto più dolente anche del nostro congresso dal punto di vista politico, non abbiamo visto evidenti volontà ed interessi. Questo vale anche per il sistema degli appalti, dove appunto all'interno accade di tutto e di più, non solo nelle RSA, che abbiamo assistito a delle cose vergognose per il nostro territorio, ma anche a tutto quel sistema legato agli enti pubblici che con atti di vera deresponsabilizzazione da parte loro, dietro anche al gioco al massimo ribasso dei costi, vengono fuori obbrobri che creano spesso e volentieri, abbiamo visto anche infortuni mortali. Ecco, questi sono dagli argomenti, senza dimenticare l'argomento degli argomenti che è il diritto alla salute e quindi la sanità, dove tra distrettoni e distrettini ancora i risultati che abbiamo, un arretramento della proposta sanitaria nel territorio. Il sindacato deve assolutamente, parlo per la CGIL perlomeno, è al centro dei nostri documenti, il sindacato deve riformarsi, non perché ce lo dicono gli altri ma perché lo sappiamo da noi ovviamente, e dobbiamo riuscire a essere più pregnanti all'interno della società, dobbiamo stare più vicino alla gente, dobbiamo riuscire oltre che con la tutela individuale a rappresentare anche la collettività dei nostri lavoratori.